La sede APL del centro storico, sono d'accordo con te, perché bisogna preservare i monumenti e tante belle cose, ma la ZTL allargata non è possibile, perché i romani devono andare a lavorare, non gli puoi bloccare la vita, perché stai creando degli zombie, tu non ti rendi conto. Se il romano non può andare a lavorare, te se magna, hai capito? Perché la spesa la deve fare, c'ha famiglia, allora gli devi dare la possibilità di andare a lavorare, capito? Io spero che hai ascoltato questo. Mettete una mano sul cuore, non piano tutti 10.000 euro al mese come te. C'è gente che si alza la mattina per 1.000 euro al mese, per 6.000 al mese. O sai che vuol dire 6.000 al mese? Te manco lo sai, hai capito? Mettete una mano sul cuore, te saluto quartieri. Abbiamo incaricato ingegneri, qua ci sono i documenti. Quella del Green è una grossa bufala, perché vogliono questo provvedimento! Signori, guardate quanto è bella sta piazza, tutti hanno diritto a parlare, perché questo mondo, questa città, siamo tutti uguali, ognuno di noi ha un pensiero. Vi tutte le emissioni di NO2 non giustificano i provvedimenti che stanno facendo, qua ci sono tutti i documenti, documenti ufficiali, ci stanno prendendo in giro dietro alla storia del Green, vogliono fare interessi di altri, ecco la verità. Se no questi non si muovono dai loro progetti. Sensibilizzate i vostri vicini, tutti quanti dobbiamo scendere in piazza contro lo ZTL, non ZTL, non ZTL. Il problema è che non capiremo il governo italiano. Prometteva quando vanno là, cambiano e non fanno nulla, perché sono corrotti da un governo più alto che corrompe tutti i governi. Voce, voce signora, voce signora, voce. Sono venduti l'anima, sono tutti corrotti, il problema è questo. Poi non parliamo, c'è chi è più corrotto, c'è chi è peggio, chi è qualsiasi, lasciamo perdere.
Devi alzare un po' più. Purtroppo io c'ho voce bassa. La mia amica sta dicendo una cosa molto semplice. Tutto questo fa parte di un'agenda a cui aderiscono i governi di tutto il mondo occidentale, che sono tutti corrotti. Quindi Gualtieri, non ti pensare che noi non sappiamo queste cose. Tu stai appresso all'agenda verde, green, che si chiama anche 2030. Queste cose piano piano si vengono a sapere e le persone piano piano lo capiscono. Tutta questa storia della ZTL, della CO2, è tutto un metodo per controllare la popolazione, per fare un cambio di paradigma nella società. Andiamo a far culo! Allora, giustamente stavamo dicendo, una piazza più libera di questa non c'è, perciò qui ci stanno tutte le classi sociali libere, le idee politiche, le più trasversali le vedo qua, perché il problema è comune, è giusto così, il problema è comune a tutti. Domani mattina lo ZTL colpisce quelli che la pensano a destra e quelli che la pensano a sinistra, la pensionata e il commerciante, ma d'indotto lo ZTL colpisce un sacco di persone, tutti i commercianti, tutti i meccanici, tutti i parrucchieri, tutti coloro che d'indotto ci guadagnano e ci campano. Oggi è una grande risposta cittadina a Gualtieri, e la voce grande dei cittadini è: Gualtieri, no ZTL, 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 no ZTL.